Signori, Reggiato, 21 novembre, Accademia di Romanzi Pri, organizzata dalla Cina. Vediamo il piccolo Galizzi, vediamo gli altri ragazzi. Il prosodromo di Reggiato garantisce una parte completamente coperta, un'ottima struttura. I ragazzi devono imparare a gestire i mezzi, vediamo Roman. Devono imparare a gestire i mezzi sia su sabbia che sia sui salti. Vediamo 400, difficile da portare, Suzuki LTZ per il ragazzino. L'entrata curva c'è, ovviamente sui salti. Il piccolo Galizzi non molla, ricordiamo che il piccolo Galizzi è praticamente una delle prime volte che si trova sui salti. Ci portiamo dalla parte di Roman, così riusciamo a vederli sullo stacco. Una caduta di punta del quad. Romana che li fa passare in esterno. Ci posizioniamo in questo punto per verificare la capacità di gestione del quad da parte dei ragazzi sui salti. Ecco Roman, grande Roman. Caduta di punta, recuperata dalla caduta di punta, le vediamo in arrivo. Roman che gli fa variare la traiettoria. Ecco il piccolo Galizzi. L'importante è che i ragazzi riescano a tenere due tipi di traiettoria, una traiettoria interna e una traiettoria esterna, è probabilmente quello che Roman sta facendo. E adesso rivediamo il passaggio e vediamo Andrea Cesari. Grande Andrea! E Amerigo Ventura, eccoli che arrivano. Quad, anche il salto è migliorato, non abbiamo più la caduta di punta del quad. E non abbiamo ripreso il piccolo Galizzi, ma sinceramente è spettacolare il miglioramento che sta avendo nella gestione in aria del mezzo. Ovviamente per conoscere la pista al prossimo giro. C'è una difficoltà dei ragazzini nello staccare le ruote da terra, che è proprio la cosa dove bisogna andare a lavorare, e nella gestione di un percorso sabbioso. Il 400 è pesante per questo ragazzo. Vediamo il piccolo Galizzino, il giro prima veramente preso. Ottima gestione del mezzo, probabilmente più adatto alla corporatura, un mezzo piccolo anche se problematico per la gestione. Roman li ha fermati.